Allora, buonasera, e siamo al secondo appuntamento del nostro corso di Storia e Sport e abbiamo il piacere di ospitare Aldo Agosti, che insieme a Giovanni De Luna, che purtroppo non è presente oggi per un altro impegno, comunque ci racconterà Aldo Agosti appunto come hanno lavorato a questo libro, Juventus, storia di una passione italiana, dalle origini ai giorni nostri, che rappresenta appunto forse la prima opera di carattere storico fatta da storici professionisti. Generalmente le storie di sport le hanno scritte dei giornalisti sportivi, ma gli storici di professione raramente hanno approcciato questi temi, come abbiamo visto con la lezione scorsa del professor Pivato. Tuttavia lo sport rappresenta indubbiamente un filtro di osservazione, una chiave di lettura interessante per quanto riguarda il Novecento, per quanto riguarda quindi la storia contemporanea. Allora oggi proviamo a chiedere al professor Agosti di raccontarci come questo può essere declinato, applicato alla storia di una società di calcio come la Juventus, come sappiamo la più amata, la più odiata dagli italiani. Ora, il discorso passionale naturalmente resterà chiaramente sullo sfondo, ciascuno naturalmente con le proprie passioni. In questo caso io e il professor Agosti condividiamo gli stessi sentimenti calcistici, altri ovviamente no, ma è chiaro insomma che non siamo qui per discutere di calcio, ecco, siamo qui per discutere di storia, per vedere appunto come questo tema, questo argomento possa incrociare le nostre attività didattiche. Quindi la parola a Aldo Agosti per raccontarci appunto la genesi di questo libro e i possibili indirizzi di utilizzo. Bene, vi ringrazio molto di avermi invitato e certamente io cercherò non di fare una presentazione del libro, che non sarebbe neanche, come dire, elegante, ma un'autopresentazione, ma di raccontare un po' il percorso che abbiamo disegnato, insomma, no? Lungo il quale abbiamo camminato per fare questo libro che è nato all'inizio forse un po' come quasi un divertimento, una sfida, eccetera, un tentativo che non eravamo neanche sicuri che potesse andare in porto, perché quando l'editore ce l'ha proposto eravamo abbastanza perplessi e scettici, nel senso che sia De Luna che io siamo storici, come dire, ormai di lungo corso, una cinquantina d'anni alle spalle ce l'abbiamo, che pratichiamo questo mestiere, però non ci eravamo mai occupati di storia dello sport e salvo in un'unica precedente occasione di storia del calcio. L'occasione precedente era stata data dalla una sorta di consulenza che avevamo dato e in cui eravamo stati coinvolti in occasione del centenario della Juventus, quindi nel 1996. Poi è venuta fuori questa cosa e noi eravamo molto perplessi. E quindi era a metà fra la sfida e il divertimento, poi però è prevalso il fatto della sfida e alla fine pensiamo di avere scritto effettivamente un libro di storia e di avere anche compiuto un passo, forse di un certo significato, nell'abbattere il muro, non tanto fra la storia e lo sport, perché quello ha cominciato a sgretolarsi già da qualche anno e libri seri di storia dello sport in senso generale ne esistono già, ma fra la storia e il calcio. Eppure il calcio è uno sport, uno spettacolo, chiamiamolo come volete, non so, oggi possiamo anche dubitare che possa essere ancora definito sport, probabilmente è un gioco, è uno spettacolo, è un affare, tutte queste cose insieme, però
certamente con un'importanza centrale nella vita quotidiana e quindi nella contemporaneità, nel nostro vivere in una società ed essere condizionati da una serie di cose. Direi sono in parte facilitato dal fatto che appunto sono stato preceduto qui da Pivato e con Pivato insieme eravamo stati 2 settimane fa a un corso esattamente come questo a Torino e quindi ho avuto il privilegio di vedere quello schemino che credo che Pivato vi abbia fatto vedere la volta scorsa, no? Quella specie di sole da cui si irradiano una serie di raggi che dimostrano come lo sport intersechi e colleghi e tocchi praticamente una serie, qui mi sembra che se ne siano elencati tra i 10 e i 12, di settori del, se vogliamo usare una parola grossa, dello scibile, però effettivamente è così. Lui parlava, io adesso li leggo nell'ordine in cui li vedo: letteratura, divertimento allo stato puro, lingua, religione, politica, filosofia, comportamenti sociali, scienza, identità nazionale e cinema. L'ordine può essere variato, però gli addendi sono questi, ma ce ne sono degli altri, perché qui per esempio ne mancano 2 che noi abbiamo intercettato con forza e adesso ve lo racconterò, che sono l'economia e la psicologia sociale. O la sociologia, se volete, tutte e due, ecco. Quindi, ma questo naturalmente era solo un esempio. Su questa base io potrei appunto raccontarvi, non a lungo e soprattutto per stimolare una discussione, rispondere alle vostre domande, interagire con voi sulla possibilità di costruire percorsi di studio, di ricerca, di qualsiasi cosa. Cercherei di raccontarvi come si pone il nostro libro in rapporto a questo tipo di schema, no? Del sole con i suoi raggi. E direi che le esperienze che abbiamo compiuto scrivendo il libro, da storici, ripeto, che non si erano mai occupati di storia dello sport in generale e solo molto occasionalmente di storia del calcio, conferma la validità di questo schema. Noi abbiamo cercato di ripercorrere 100 e più anni di storia della Juventus, che è stata fondata nel 1897, e noi siamo arrivati proprio con una ricostruzione un po' puntuale, almeno fino al 2007. La nostra intenzione era di fermarci alla retrocessione dopo lo scandalo di Calciopoli e alla successiva ripromozione in Serie A. Infatti l'ultimo capitolo si chiama, non a caso, e lì si sente un po' il tifoso, qualcuno l'ha detto, si chiama All'inferno e ritorno, riecheggiando un titolo di un libro naturalmente molto più importante che quello di uno dei massimi storici europei, Jan Kershaw, che ha scritto, parlando dell'Europa fra le due guerre, appunto un libro uscito 2 o 3 anni fa che si intitola All'inferno e ritorno. E noi abbiamo cercato di farlo raccontando, ecco, questo è un po' l'aspetto su cui ci teniamo ad insistere, documenti e archivi alla mano, la storia di questa società, che è anche la vicenda, come dice il sottotitolo, di una passione italiana, passione nel duplice senso del termine, perché la passione è fatta d'amore, ma naturalmente è fatta anche molto spesso di risentimento, di odio, di gelosia, di rancore, quindi è però una passione, è innegabile che sia una passione, basta scorrere un giornale non solo sportivo il lunedì per capire che comunque questo elemento è sempre in gioco e riguarda sempre particolarmente la Juventus, non solo, ma sempre particolarmente la Juventus per ragioni oggettive. Perché la Juventus è la squadra di gran lunga più famosa, che ha vinto di più, che ha una visibilità maggiore, oggi è arrivata a essere dal punto di vista internazionale, europeo e quindi internazionale in realtà, la quinta, anzi recentemente mi pare di avere letto che ha scavalcato il CES, quindi è la quarta squadra in termini per esempio di visibilità sui social, la quarta squadra europea. E questo vuol dire naturalmente, significa molto.
abbiamo raccontato questa storia sullo sfondo, su uno sfondo che direi è triplice, no? Allora, questo sfondo o questi diversi piani che si intrecciano nella nostra narrazione, che noi pensiamo e speriamo, e direi che per ora l'apparente successo del libro dimostra che ce l'abbiamo fatta, essere anche molto leggibile, cioè non è che abbiamo che improvvisamente per volere trattare il calcio seriamente ci siamo messi a scrivere un trattato di filosofia del calcio. Esistono anche lavori di questo tipo, in genere se ne sono occupati più i letterati o cose del genere, che scrivono delle cose anche molto carine, che però reggono per 30 pagine e non sono una storia. Magari ragionano appunto su certe logiche interne al gioco che si collegano ad altri temi. Noi abbiamo voluto fare la storia. Questa storia si svolge, potrei dire, su almeno tre piani, però il principale, o se non il principale, comunque naturalmente senza mai dimenticare quello della storia strettamente sportiva, e quindi è la storia di una società di calcio che gioca a calcio, segue le modifiche delle regole del calcio, vi si adegua, i suoi giocatori, i suoi campioni, i suoi successi, i suoi insuccessi. Però questa storia si svolge su uno sfondo ben più ampio, appunto, che è fatto di almeno, che è delimitato da almeno tre quinte, no, direi. E la prima è la storia, la grande storia, chiamiamola così. Se questa è, per usare i termini francesi, una petite histoire di una società di calcio, c'è una grande histoire che è rappresentata dalla storia soprattutto italiana, naturalmente, però non solo, perché è anche, soprattutto negli ultimi anni, la storia dell'Italia nel contesto di fenomeni mondiali. Anche le due guerre, e su questo qualche cosa dirò, ma poi in particolare direi le svolte che hanno segnato gli ultimi anni della nostra storia e della nostra contemporaneità, potrei dire la svolta neoliberista degli anni Ottanta, con quello che ha significato in termini di prorompere del mercato come agente principale della storia rispetto a quelli che erano stati altri almeno nei 50 anni precedenti, la rivoluzione informatica, perché ha una grossa importanza per le rivoluzioni informatiche, significa, diciamo pure in generale, rivoluzione dei mezzi di comunicazione, perché ha cominciato con la televisione e poi però senza anche la digitalizzazione della televisione si sarebbe fermato a un certo punto, invece è dilagata nel modo in cui è dilagata anche in virtù della rivoluzione informatica. E poi la globalizzazione accelerata dell'ultimo ventennio, e oggi tutta una serie di scelte che compiono le società, ma che ha compiuto in particolare la Juventus, che in questo sicuramente si è posta all'avanguardia. Poi uno questa cosa gli può piacere o no, da appassionato, da tifoso, da uno che è legato a un altro, a un'altra immagine di questa squadra, di questa società, però oggi è appunto un fenomeno di carattere mondiale. Progetta le sue strategie guardando il mercato asiatico. Perché credete che si giochino le partite maledette come quella dell'altro giorno alle 12:30? Perché la possono vedere i cinesi o a Singapore alle 18 o alle 20 e così via, insomma, no? Tutta la parte del marketing, della vendita dei prodotti ha un'enorme espansione soprattutto su questo mercato, che è l'unico ancora possente espansione per ragioni demografiche e tante altre, in particolare in Asia. Allora, senza questa visione della globalizzazione, che non è certo cominciata con il 2000, ma comunque che ha assunto certi aspetti e una certa particolare visibilità, soprattutto nel XXI secolo, senza guardare anche questo non ci orientiamo. E questo comunque è un elemento che a noi ci ha costretto a misurarci con cose che non avevamo particolarmente approfondito, studiando particolarmente io, ma in parte anche Giovanni, soprattutto. Noi abbiamo studiato soprattutto la storia dei movimenti politici, delle culture politiche e dei movimenti in particolare della sinistra, e quindi non erano terreni a noi familiari, e ci siamo scontrati e abbiamo dovuto farci conti.
magari un po' alla buona, non pretendiamo ovviamente di aver inventato niente, però un po' con il mestiere che avevamo ci siamo trovati a confrontarci con queste cose. Quindi questo è un primo piano su cui questa storia si svolge, in parte lo intercetta, ce l'ha sempre presente, alle spalle, non può non averlo. La seconda è dentro questa storia, che ripeto, è globale ma è poi soprattutto italiana, quindi abbiamo in mente soprattutto le trasformazioni della società italiana dalla fine dell'Ottocento alla fine del Novecento, che sono trasformazioni di cui tutti voi conoscete benissimo la profondità e il carattere sconvolgente, che ha completamente mutato la faccia di questo paese, più ancora di quanto lo abbia fatto per altri paesi europei e in qualche modo comparabili. Un secondo piano è quello della città di Torino, in cui la Juventus nasce e da cui irradia così un'influenza che diventa sempre più ramificata, già a partire dagli anni 30 del Novecento, ma che resta comunque almeno in parte legata alle caratteristiche e alla storia della città di Torino, quindi alla storia delle sue classi dirigenti, alla storia delle sue classi popolari, ai rapporti fra le une e fra le altre, e al modo in cui questi rapporti cambiano nel tempo, al fenomeno per esempio gigantesco dal punto di vista sociale e culturale dell'immigrazione negli anni fra la metà dei 50 e la metà dei 70, che quasi raddoppia la popolazione di Torino per esempio, no? E ne cambia profondamente i caratteri connotati, fino agli anni assai pesanti, che è difficile rendere oggetto di storia perché sono molto vicini a noi, ma dobbiamo cominciare a farci conti che sono gli anni della deindustrializzazione, a partire dalla, che possiamo anche individuare delle varie date, ma insomma dalla metà degli anni 90 ci facciamo conto. E questo ci porta al terzo almeno dei piani su cui la storia si svolge, che è la storia dell'impresa a cui la Juventus lega la sua proprietà dal 1923 praticamente senza interruzione fino ad oggi, con una piccola parziale interruzione su cui possiamo anche poi parlare, di cui il libro parla, negli anni fra la fine degli anni 30 e la metà degli anni 40, ecco, che però fanno sì che Juventus e Fiat siano cresciute in qualche modo in osmosi. Edoardo Agnelli, il figlio del senatore Giovanni, fondatore della Fiat, assume la presidenza della Juventus nel 1923, la tiene fino alla sua morte nel 1935, poi ecco, a partire da questo momento il rapporto si attenua un po', però non è mai perso di vista la presenza della Fiat e dei capitali Fiat, anche se questo è molto difficile da documentare, se poi volete parliamo anche d'archivi perché questo è molto interessante. Le fonti su cui abbiamo lavorato credo che a dei professionisti come anche voi siete di questo tipo di lavoro possono interessare, però questi rapporti non si interrompono mai, riprendono con forza, a tratti si appannano un po' e poi stabilmente si ristabiliscono, e sono una delle chiavi di lettura importantissime, anche se non c'è un rapporto stretto e di concomitanza stretta fra ascesa della Fiat e successi della Juventus, anzi molte volte c'è una lieve sfasatura fra gli uni e gli altri, no? Però non c'è dubbio che questo è un elemento assolutamente centrale, e proprio il fatto che la Juventus comunque sia sempre stata la parte, all'inizio magari piccola, una specie di hobby se volete, ma non era però neanche allora solo questo, e poi una parte di cospicua di un investimento di tipo economico e sociale, ha contato moltissimo e ha determinato in fondo il suo carattere di potenza nel mondo del calcio italiano e la sua ascesa a un rango
almeno sotto questo aspetto, ancora su quello sportivo se ne può discutere, europeo. Poi naturalmente, come vi dicevo all'inizio, abbiamo cercato di non dimenticare, anche perché se no non ci saremmo divertiti, vi dico la verità, la storia sportiva in senso stretto, quindi la storia dei campionati, la storia delle partite vinte o perse all'ultimo minuto, la storia dei rigori dati o non dati, negati o dei gol annullati, un pochino queste cose ci sono, ritornano, non sono la cosa principale, perché questa è un po' la caratteristica magari dei tantissimi altri libri che sono stati scritti della Juventus, che si muovono sul piano soprattutto dell'aneddotica. Scavando parecchio, oggi la rete aiuta grazie a Dio moltissimo, perché sennò guai, però questi libri alle volte li compri per 5 euro o 4 in ebook, quindi te lo puoi anche permettere, scavando in questo tipo di produzione noi abbiamo trovato anche un sacco di notizie utili e importanti. Il problema è che queste notizie non sono mai documentate con il rigore e il mestiere e i criteri a cui dovrebbe ispirarsi una storia, per cui noi non sappiamo di che fonti parliamo, e parliamo di voci tramandate, molto spesso anche verosimili. Tante cose si imparano, si apprendono, sono credo anche relativamente importanti, messe insieme, però vanno passate attraverso il filtro di quello che si può soprattutto trovare attraverso i documenti. Quindi la storia sportiva ha avuto il suo peso e non l'abbiamo certo dimenticato. Per ritornare allo schema di Pivato, voglio farvi qualche esempio di incrocio che particolarmente ha riguardato questo libro. E noi questo schema non lo conoscevamo, ma dopo che l'ho visto mi ci sono, e ne ho discusso anche con Pivato stesso, mi ci sono pienamente riconosciuto. Ci sono alcuni di questi terminali dei raggi del suo schema che sono fortemente presenti nel nostro libro, che hanno un ruolo e un'importanza. Allora, in parallelo con la grande storia, appunto, a cominciare, e ve lo dicevo, dalle due guerre mondiali. Poi, naturalmente, uno dei terminali dei raggi è politica. Chiaro che la dimensione dell'intreccio fra sport e politica, ma specificamente in Italia fra calcio e politica, è di enorme importanza, di enorme peso. Lo è in particolare poi negli anni della stabilizzazione del regime fascista, perché sono quelli gli anni in cui il calcio diventa uno sport effettivamente nazionale e popolare, in cui si rompe il muro anche, come dire, dei livelli fra lo sport al nord ovest, nord est e in parte il centro, ma soprattutto il nord ovest e il nord est e il centro sud. E io qui cito solo un esempio, ma quando la Juventus vinse il suo secondo scudetto non c'era ancora il girone unico, cioè il campionato non era nazionale, c'erano due gironi grossi, tipo 16 squadre eccetera, ciascuno dei quali si svolgeva, e poi alla fine le due vincitrici dei gironi si sfidavano in finale, e chi vinceva la finale vinceva il titolo di campione d'Italia. Ora, non è esistito un solo caso in cui prima del girone unico, che è stato istituito nel 29-30, abbia vinto una squadra che non sia stata del nord. E quando la Juventus vince il suo girone nord, nel 26, in una finale epica per tanti aspetti, lì sono le cose che poi è anche interessante raccontare, con intrecci di tragedie, perché il suo allenatore muore di infarto alla vigilia di questa finale che si disputa a San Siro tra Juventus e Bologna. La Juventus vincerà la finale, andrà in finale contro una squadra che non era ancora neanche la Roma, si chiamava l'Alba Roma, e che qualche anno dopo si sarebbe fusa con altre realtà della capitale per dare luogo alla Roma, e l'anno dopo anzi.
e il risultato complessivo della sfida è 12-1, capite? Quindi è questo, ed è l'espressione di un divario che esisteva fra il calcio del nord e il calcio del centro-sud. Però quando si istituisce il girone unico nel 1929-1930, questo divario si attenua molto, il calcio comincia a diventare uno sport effettivamente nazionale, cominciano a avere successi di rilievo soprattutto le squadre della capitale, ma in parte anche il Napoli, il Bari, la Fiorentina, fiorano, cioè emergono a un certo livello squadre anche del sud, anche se prima che lo scudetto migri a sud del... cos'è? Bologna è già a sud del Po, quindi non vale la... ma insomma, diciamo a sud della linea gotica, bisognerà aspettare un momento molto particolare, cioè lo scudetto della Roma, l'ultimo anno prima dell'interruzione della guerra, che sarà anche uno scudetto un po' politico, nel 1941, stagione 41-42. Però è un fatto che il calcio si nazionalizza, che coinvolge un pubblico sempre più ampio. Tanti fattori aiutano a sviluppare questo processo, per esempio il diffondersi della radio. La radio, voi sapete che era stata a lungo un lusso per poche famiglie, ma a partire dalla metà degli anni 30, anche per l'uso politico e propagandistico che ne fa il regime, diventa una cosa che è alla portata di molte famiglie, o perlomeno di gruppi di famiglie, di caseggiati o di quartieri che si possono riunire per sentirla. E a partire da, non ricordo bene che anno, ma non, di quegli anni lì, si dà la radiocronaca del secondo tempo di una partita con la epica voce di Nicolò Carosio, che quelli che hanno i capelli bianchi forse qui si ricorderanno ancora, e poi, sempre a proposito dell'uso politico che ne fa il regime del calcio, che è intercetta questa popolarità crescente di questo sport, nel 1934 organizza i mondiali di calcio in Italia, li organizza bene, bisogna dirle, non erano certo le cose gigantesche di oggi, ma erano comunque un impegno notevole, si costruiscono stadi, anche l'ex stadio comunale che si chiamò allora Stadio Mussolini fu costruito nel 1933 in vista dei mondiali di calcio, no? Oggi è diventato lo Stadio Olimpico, ristrutturato parecchio, però quella è l'origine. E questi mondiali li vince, grande, come dire, impatto di popolarità del calcio, e il regime se ne avvantaggia. Quattro anni dopo replica il successo, siamo alla vigilia ormai della seconda guerra mondiale, niente meno che in Francia. Lì ci sono anche delle tensioni politiche, perché la nazionale italiana viene fischiata, perché ormai la nazionale italiana nell'estate del 38 insomma esiste già l'asse Roma-Berlino, e addirittura in senso di sfida giocherà la finale con la maglia nera invece che con la maglia azzurra. Per richiamarsi alla camicia nera fascista, però anche questo di nuovo sono fatti che sono di grande impatto per la popolarizzazione del fenomeno. Quindi quando parliamo di incroci tra calcio e politica, questo è uno dei primi. Poi se ne volete uno molto più recente, naturalmente dobbiamo arrivare a Berlusconi, che non è una cosa di poco conto, ce ne sono anche prima, perché il tentativo di singoli personaggi, poi in generale, fino almeno a Berlusconi, che oltre a essere un singolo personaggio mette insieme una forza politica in un tentativo, un progetto molto più generale. Ma il sindaco monarchico di Napoli, l'armatore Achille Lauro, cerca di lanciare il Napoli al livello delle grandi squadre a metà degli anni 50. Il primo grande acquisto che fa rumore del calciomercato, che allora credo non si chiamasse neanche ancora così, è quello di un centravanti svedese, Jesse Jepson, che viene comprato per 107 milioni del 1954, credo, quindi una cifra astronomica, non rende, come dire, tradurla in cifre attuali, perché c'è comunque un dislivello troppo forte fra quello che era il livello generale di vita della popolazione italiana, in particolare quella di Napoli, e un prezzo di questo genere. Quindi Lauro è il sindaco monarchico del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, mi pare che si chiamasse,
di Napoli e cerca di costruire le sue fortune su questo. Non avrà successo, sia perché il suo partito è un partito di fatto residuale, sarà, come dire, poi mangiato da una Democrazia Cristiana quando, appena si sposta a destra, sia perché il Napoli non avrà grandi successi sportivi obiettivamente, quindi non andrà mai, non conquisterà niente in quegli anni. Quindi, e poi abbiamo il caso di Berlusconi. Allora, Berlusconi, qui intercettiamo un altro settore, se volete, l'essere diventato assolutamente centrale l'intreccio fra calcio come spettacolo e televisione. Questa cosa esiste da tempo, esistevano accordi, cioè come nasce la televisione in Italia, e parliamo della metà degli anni 50, i telespettatori italiani cominciano a vedere perlomeno le partite della nazionale quando si giocano in Italia in diretta, però per il resto sono ancora piccolissimi segmenti. Per arrivare a una dilagare del rapporto fra calcio e televisione, un'importanza sempre crescente dei diritti televisivi, dei diritti d'immagine, dei giocatori, dei diritti d'immagine dei giocatori, quindi a una lievitazione proprio a bolla del mercato, bisogna arrivare più o meno all'inizio degli anni 90. Soprattutto la cosa nasce quando si sperimenta negli anni 70, ma poi si generalizza una decina di anni dopo con l'uso del satellite per la trasmissione delle partite di calcio, che permette di trasmettere in diretta anche partite che si giocano a parecchi migliaia di chilometri di distanza. L'intuizione dell'importanza del mezzo televisivo e del rapporto fra calcio e televisione, bisogna dire che l'ha avuta per primo proprio Silvio Berlusconi, che, come sapete, infrange il monopolio della RAI all'inizio degli anni 90, e lo infrange proprio e anche e soprattutto per merito della possibilità di trasmettere partite di calcio. Qualcuno di noi juventini si ricorda che quando vincemmo la nostra una delle nostre due coppe intercontinentali si giocò a Tokyo, e nel cuore della notte, purtroppo erano le 3 del mattino, infatti io la vidi solo dopo, con gli Argentinos Junior. Però la cosa che più si deve ricordare di quella partita non è che fu giocata nella notte o che la vinse la Juve e fu una partita molto bella, ma fu che non la trasmise la RAI, la trasmise Canale 5, aggirando in qualche modo tutte le regole che ancora vigevano in merito al monopolio della trasmissione da parte del calcio. Quindi questo è un altro elemento in cui poi, qui sono almeno 3 i piani che si intrecciano, no? La storia dello spettacolo, dell'informazione, della comunicazione, la politica e ovviamente il calcio e lo sport. Un altro elemento assolutamente interessante e centrale, questo è uno dei raggi che mancano nello schema di privato, ma credo che lui l'abbia fatto solo per esemplificare, è quello della psicologia sociale e della sociologia. Allora, per esempio, noi abbiamo dedicato particolare attenzione, anche perché è uno dei fenomeni che si può seguire con minore difficoltà e che in qualche maniera è più diversificato, il filo del quello che solo in anni a partire dagli anni 20 si sarebbe chiamato il tifo, no? Come la passione calcistica chiamata tifo, i tifosi variamente organizzati, che è un aspetto particolare della storia della sociabilità, per usare un termine che è diventato di moda fra gli storici contemporanei da una trentina d'anni. E qui abbiamo potuto fruire di una fonte straordinaria che occupa una parte importante nel secondo e nel terzo capitolo del nostro libro, che è l'esistenza di un mensile che si chiamava Urrà e che era stato fondato nel 1915 e fu pubblicato fino al primo numero del 1926. E un mensile, badate, quindi un mensile che a tratti può avere anche 4 pagine, però in alcuni casi ne ha anche 60 nei momenti di suo maggiore fulgore,
e che è una fonte straordinaria, perché intanto andiamo qui a un altro intreccio, un altro momento cruciale. Come nasce questo giornale? Nasce nella Prima Guerra Mondiale. La Juventus esiste ormai da 18 anni, nel 1915, gioca con successi non straordinari, fino a quel momento ha vinto solo uno scudetto nel 1906, però è un fatto molto sentito, ha avuto questa origine che è abbastanza nota, fondata da un gruppo di studenti di estrazione aristocratica o medio-alto borghese, con un rapporto molto stretto fin dall'inizio con l'industria dell'automobile, che non c'entra all'inizio con la Fiat, ma uno dei fondatori della Juventus è Enrico Canfari, che aveva una piccola officina di biciclette e poi, come era di quelli che avevano ereditato l'attività della costruzione delle carrozze, e attraverso il know-how della costruzione delle carrozze, degli chassis eccetera, si erano pian piano trasformati in industriali prima delle primissime automobili. Canfari era uno di questi. Questo era l'ambiente, quindi un ambiente dal punto di vista sociale abbastanza aristocratico. Del resto tutte le squadre provenivano da questo ambiente, avevano queste origini. Il calcio fu importato in Italia dagli inglesi, dagli svizzeri, dagli industriali. Si racconta che fu portato a Genova soprattutto dai marinai che sbarcavano nel porto, però poi finanziato magari dagli industriali che avevano degli interessi di vario tipo, o nel porto o altrove, a Genova e così via. Quindi l'ambiente era questo. Questo ambiente abbastanza naturalmente è un ambiente incline al nazionalismo. La guerra è un fatto molto sentito, molti dei giovani della Juventus di allora partono volontari. Canfari, di cui vi parlavo, addirittura parte volontario e muore sul Carso nel 1916, e Urrà gli dedicherà un commosso necrologio. Però questo è molto interessante. Questo giornale era fatto per tenere i rapporti tra gli juventini al fronte e gli juventini che erano rimasti a casa, o perché erano più vecchi o perché erano comunque esentati dal servizio militare per le più varie ragioni. E i primi anni sono fatti di poche pagine, ma sono molto interessanti perché vi permettono di vedere come già comunque non sia più un fenomeno esclusivamente torinese, ma almeno diffuso nel nord Italia, quello del tenere o essere fedeli alla Juventus. Poi continua questa fonte a poter essere utilizzata e cresce di peso e di interesse dopo il ritorno alla pace nel 1919. E quegli anni lì sono estremamente interessanti, attraverso le lettere che arrivano al giornale, attraverso, come dire, gli articoli, che sono articoli che fanno vedere delle funzioni che oggi ci appaiono francamente inimmaginabili, cioè funzioni pedagogiche, per esempio, in cui si raccomanda agli atleti di continuare a studiare, di tenersi lontani dai vizi. Viene fondato anche un club di dame patronesse che devono in qualche modo sorvegliare che i calciatori non disperdano i loro istinti verili nella torbida Torino di allora. Questi pezzi sono anche molto divertenti, come potete immaginare, però appunto dal punto di vista della storia della sociabilità ne esce qualcosa di molto interessante. Un altro elemento che è molto presente è il cosmopolitismo, che non si sa bene come, però coincide, cioè convive senza apparenti difficoltà con questo nazionalismo delle origini, per cui erano stati tutti interventisti, eccetera, eccetera. Però il cosmopolitismo e soprattutto una fortissima anglofilia è molto presente in questa pubblicazione. Questa è una fonte molto interessante. E attraverso questo giornale, per toccare uno degli altri temi che aveva enunciato Pivato, per esempio abbiamo un bello spaccato di storia della lingua, se volete, con l'evoluzione dei termini, con una cosa molto curiosa, ve ne elenco due sul piano della storia della lingua, sono molto curiosi. Da un lato, almeno in un RAI, quindi nell'ambiente juventino, una tenacissima diffusione dei termini solo inglesi, guai a usare i termini italiani, e considerarne una imperdonabile volgarità. Quindi si parla di penalty, di corner, di half, di shoot, di tutte queste cose qua, tutti i termini che poi pian piano entrano in uso e che usiamo ancora noi, sono banditi, sono considerati un po' ridicoli. E questo è un aspetto. L'altro aspetto che è molto curioso, questo proprio negli anni della guerra,
è che oggi è molto presente nel linguaggio sportivo la metafora militare come applicata allo sport. Allora, l'attacco, lo sfondamento, il cannoniere, tutte queste cose. Allora, facciamo il contrario. Cioè, questi qui che scrivevano dal fronte si raffiguravano come calciatori, cioè raffiguravano gli attori del conflitto mondiale come come squadre diverse che si affrontavano. Allora, per esempio, c'erano, non mi ricordo, la Svizzera e la Serbia che erano considerati i guardaline e via dicendo. È molto curioso. Il linguaggio, la lingua, l'uso della lingua è un elemento che potrebbe essere approfondito. Parliamo di piccolezze in questo caso, non è che si costruisce tanto su questo, però è un elemento molto interessante. Io mi fermerei praticamente qui, cioè al di là di tutte le possibili digressioni, quello che noi abbiamo avvertito, magari senza esserne consapevoli in fondo dall'inizio, ma sempre più man mano che siamo andati avanti, è che la storia del calcio deve diventare sempre di più, come la storia dello sport in generale, che in parte lo è già diventata, però penso soprattutto a quella del ciclismo, ma anche altre, però lo è già diventata, ma comunque con fatica, un aspetto della storia sociale del mondo contemporaneo, ed essere affrontata come tale, quindi con i metodi, con la professionalità, con l'uso delle fonti, con la obiettività, in quanto questo termine possa avere un senso, perché lo storico secondo me non è strettamente obiettivo, però è obiettivo in quanto enuncia i criteri con cui costruisce la sua ricostruzione. Un grado probabilmente anche da parte nostra di non obiettività, essendo noi appassionati della storia della Juventus, esiste, ma questo è particolarmente evidente, come può esistere anche quando si ricostruisce la storia della politica. Uno non prescinde da quello di cui si è nutrito dal punto di vista della sua storia culturale, personale e politica, non è che scrive come se vivesse sotto una campana di vetro. Però ecco, credo che superare questo muro che è esistito fra una storia che è stata confinata appunto a livello dell'aneddotica, della polemica goliardica, anche divertente, della memorialistica infinita con decine e decine di giocatori che hanno scritto le loro memorie scritte da giornalisti. Mi diceva Giampaolo Ormezzano, che è un grande giornalista sportivo, come voi sapete, è un feroce anti-juventino, che lui però per campare negli anni, ormai parliamo dei primi anni 60, scriveva interamente un Rai Juventus, scrivendo pezzi firmati Anastasio o Cucurello o cose del genere, gli scriveva tutti lui, lo pagavano e lui era ben contento di farlo. Quindi poi queste restano fonti lo stesso interessanti, però già sapere che è così, come dire, invita a maneggiarle con cautela. Urrà Juventus era un giornale totalmente diverso dal primo, da Urrà, perché era un giornale, ormai era una specie di bollettino bello, illustrato, fotografato, una cosa che serviva anche di servizio interno per le comunicazioni con i tifosi, l'organizzazione dei club in provincia, eccetera eccetera, però non aveva più niente a che fare con quella vocazione originaria. Io mi fermerei qua, vi ho messo tante cose lì, poi se volete ne possiamo approfondire qualcuna, possiamo parlare di quello che volete, ma mi sembra di avere già intrattenuto abbastanza l'uditorio per non annoiarlo troppo. Sì, l'impostazione che abbiamo concordato con il professor Agosti era proprio questa, cioè una introduzione di carattere generale, poi una seconda parte dialogata con le vostre domande e le vostre osservazioni. Io vi chiederei subito magari un approfondimento sul discorso fonti, visto che ne ha accennato, ne ha citate molte, ma si parlava prima della lezione di alcuni archivi interessanti anche su personaggi storici legati al calcio degli anni dei campionati mondiali, Vittorio Pozzo, che sono anche espressione del nostro territorio, no? Pozzo era
Biellese di Borgherano, oppure altri archivi, alcuni anche però inaccessibili. Mi sembra che abbiate attinto più dagli archivi, dall'archivio di Stato e da altre fonti, che non dall'archivio dell'impresa, no? La Juventus oggi possiamo definirla un'impresa economica, è una società che ha una serie di dipendenti che la configurano obiettivamente, al di là dei calciatori, voglio dire, comunque come un'impresa di dimensioni comunque già interessanti. Quindi magari un approfondimento su volentieri questo. Volentieri sulle fonti. Dopodiché, allora, se lascio le domande a voi, io ne avrei un sacco, ma se dialoghiamo con il pubblico. Guardate, io sulle fonti mi sono dilungato un po' su questo giornale, perché è una fonte particolarmente, anche un po' una sorpresa, quindi è notevole, però naturalmente ne abbiamo usate delle altre. Non sono così numerose, perché dal punto di vista proprio della società, la Juventus, come tutte le società calcistiche, si trasforma in società per azioni solo nel 1967, quindi 70 anni dopo la sua fondazione. Prima di allora non esiste un archivio sociale, non esiste assolutamente niente. Probabilmente è esistito, ma quello che è esistito è andato disperso, non c'è niente. Quindi, per supplire a questo, si devono seguire le piste più vaghe, e noi questo libro l'abbiamo scritto in meno di 2 anni, quindi non pretendiamo di avere esaurito lo scavo che si può ancora fare, anche se non credo che possa portare tanto più lontano. Bisogna seguire le piste degli atti di società, della Camera di Commercio, degli infiniti piccoli gruppi. Cioè, per esempio, quando Agnelli assume Agnelli, figlio di Giovanni, assume la presidenza nel 1923, immediatamente fonda una società che non è la Juventus, ma che si chiama Juventus Organizzazione Sportiva, è altra cosa dalla squadra, è una specie di polisportiva che intende, come dire, allargare le sue mire anche su altri settori dello sport, le bocce e il tennis in particolare, che sono sport comunque, insomma, di una certa popolarità in una città come può essere la nostra. E allora, se voi seguite, ed è una gran fatica, negli atti della Camera di Commercio le vicende di una società come la Juventus Organizzazione Sportiva o altre simili, altre per esempio sono legate al circolo Juventus, che è una cosa che non è all'inizio un circolo di tifosi, ma è il circolo dei soci e dei calciatori, è anche un luogo di ritrovo dei calciatori, di cui è molto documentata la vita attraverso qualche cronaca di giornale degli anni 30, anche lì è molto, come dire, interessante, divertente, se volete. Seguite queste piste. Se sperate di trovare qualcosa nell'archivio Fiat, spiacente, ma zero. L'archivio Fiat è consultabile, noi siamo in ottimi rapporti con i suoi responsabili, che sono persone molto civili e disponibili, che ci hanno aiutato, ma non si trova assolutamente niente che riguardi la Juventus. Evidentemente era tenuta distinta, era una cosa che aveva a che fare con la famiglia Agnelli in modo particolare. E quindi o si arriva alle carte private della famiglia Agnelli, che oggi come oggi non sono ancora disponibili, oppure si può capitare di trovare un piccolo frammento, come è capitato. L'unico documento significativo da noi trovato nell'archivio Fiat è una serie di lettere che l'avvocato Gianni riceve all'indomani della tragedia dell'Eisel nel 1985. Ecco, sono finite chissà come lì, e quelle lì sono almeno 2 o 3 cose interessanti che ci sono, però se no l'archivio niente. Quindi noi non sappiamo niente di come era diviso il capitale. Il capitale veniva dalla cassaforte della famiglia Agnelli, che già allora era l'IFI, ma un archivio dell'IFI si dice non esistere. In ogni caso nessuno l'ha mai visto, ma anche i più grandi storici come il qui nato Valerio Castronovo, vercellese, che ha scritto questa monumentale storia della Fiat di 2000 pagine,
con cui ho parlato, dice, non ha mai potuto, non ha mai, dice, non esiste un archivio dell'INPS. Ecco, cosa che a me lascia un po' perplesso, probabilmente esiste, ma nessuno l'ha visto o l'ha potuto vedere fino adesso. Quindi, poi le altre fonti che invece possono aiutare sono le fonti pubbliche, e sono per esempio allora le fonti, alcune cose che riguardano il comune. La società ha naturalmente un rapporto con il comune di Torino, per l'utilizzo di terreni, per autorizzazioni, all'inizio per finanziamenti, poi per la, quello non è ancora credo agli atti consultabile, per la lunghissima vicenda dello stadio nuovo, no? Che ha visto anche in forte tensione Juventus e Comune di Torino finché le cose si sono appianate verso il 2006-2007 soltanto, per la costruzione del nuovo impianto, l'uso dell'area della continenza, eccetera. Poi ci sono gli archivi privati. Questi archivi privati sono la cosa che bisognerebbe cercare di setacciare il più possibile. Ma voi capite che quel mondo lì non ha molta, cioè conserva magari delle carte. Noi per esempio abbiamo avuto delle, Giovanni De Luna in particolare ha avuto in visione delle bellissimi album fotografici della famiglia Caroli. Angelo Caroli è un giocatore della Juventus di livello non eccellente, però degli anni 50, che è diventato poi invece un brillante giornalista sportivo, e lui ha tenuto delle cose, ma sono foto, quindi archivi di questo genere ne devono esistere anche parecchi, ma la gente che li ha tenuti non ha in genere la sensibilità dell'archivio. E quindi un'eccezione importante e rilevante, e vengo a quello che diceva Enrico, è l'archivio di Vittorio Pozzo, che per fortuna è stato lasciato dalla famiglia quando, molti anni dopo che Pozzo è morto, è stato lasciato all'archivio di Stato di Torino. Ed è quindi un archivio ordinato, classificato, consultabile, è un archivio molto ricco. Per la storia dello sport e del calcio in particolare è un archivio molto ricco, perché Pozzo era stato commissario tecnico della nazionale italiana per un'infinità di anni, era un'eminenza grigia del calcio italiano, era un consigliere di presidenti, aveva degli ottimi rapporti in particolare con questo calcio inglese a cui si guardava sempre un po' come a un esempio da imitare, con grande timidezza, no, per la sua autorità, e lui era il tramite del rapporto con il calcio inglese. E quindi si conservano molte cose interessanti nell'archivio di Pozzo, noi per esempio alcune le abbiamo utilizzate. Riguardo alla storia delle società non sono moltissime, però per la Juventus ce ne sono anche per il Torino, e perché lui aveva naturalmente un rapporto importante con le due squadre torinesi. Ci sono un'infinità di ritagli stampa che sembra, dice, sono fondi di seconda mano. Vai lì a trovare i ritagli stampa del Tifone, che era un giornale sportivo di Roma degli anni 20-30, o che so io, ma anche del Tutto Sport, che fondato nel 1945, spiace dire che è quasi inutilizzabile, perché è quasi polvere, quindi stanno cercando di recuperarlo alla Civica di Torino e di microfilmarlo, ma per ora se ne consultano solo qua e là dei pezzi. E quindi la stampa è una fonte in generale molto importante, perché c'è, già prima che esista la stampa sportiva, che esiste da molti anni con la Gazzetta dello Sport, ha già una, e poi con altri giornali ha già una sua importanza negli anni 30, ma naturalmente diventa una forma, cioè la Gazzetta dello Sport, io non so se ancora oggi, ma credo di sì, è il quotidiano più venduto in Italia, quindi resta una cosa di enorme importanza. Ma prima che i quotidiani sportivi diventino, poi i quotidiani sportivi una volta erano a livello di cronaca pura proprio, no? E oggi sono più anche a livello di commento, di ragionamento, una volta. Però i quotidiani nazionali devono adeguarsi all'importanza che i quotidiani sportivi assumono nel mercato, e quindi le pagine sportive, che all'inizio magari è un pezzo della quarta pagina, dilagano fino a diventare il lunedì due o tre pagine, a diventare quello che sono oggi, una pagina, due, tre fisse
in ogni quotidiano di livello nazionale, e quindi naturalmente questo già negli anni 30 aiuta, però molto per la ricostruzione, come dire, dei fatti, dei risultati, un po' meno per il resto, ecco, un po' meno per il resto. E altre fonti bisognerà forse inventarsi, cioè scoprire quali possono essere, che non, memorie, certo, manuali di regole, è un terreno tutto da studiare. Noi abbiamo fatto un'incursione, quindi non pretendo, a differenza di Pivato o di 10C che avrete qui in gennaio, no? Mi pare di dire qualche cosa di veramente importante su questo piano. Loro forse ne hanno un'idea, però per il calcio italiano comunque molto al di là di quello che abbiamo fatto noi non credo che si possa andare. Va bene, allora ci sono domande tra il pubblico? Prego. Volevo fare una domanda, se lei professore Deluna ha trovato qualche elemento nuovo rispetto a quanto già scritto nel passato in merito al cosiddetto scandalo Rosetto, cioè una delle tappe dell'evoluzione del calcio italiano verso il professionismo, che dopo un forte giocatore, un difensore della squadra della nostra città, con Vercelli, e quindi se c'è qualcosa in più, ecco, rispetto a quel pianeta, come diceva lei, cioè dello storico, se avete scavato su questo aspetto importante della storia del calcio italiano. Onestamente scavato direi di no, perché questo è comunque un come dire, un episodio, e tutta la... quello che lo avvolge, che è stato effettivamente già studiato nelle poche storie generali del calcio che esistevano, che esistono. La principale, ce ne sono due secondo me, fra l'altro questo avrei dovuto forse dirlo anche prima, due storie di livello che possiamo definire scientifico del calcio italiano. Una è opera di un grande giornalista che è Antonio Ghirelli, che è stato anche direttore di quotidiani sportivi, ma è stato anche direttore di quotidiani, è stato l'addetto stampa del presidente Pertini, e che comunque era veramente un grande giornalista, e che scrive una storia sociale del calcio italiano per Einaudi già negli anni 50, che viene poi riedita più volte, un po' aggiornata, però di fatto si ferma più o meno agli anni 80 al massimo, non arriva neanche agli anni 80. E comunque, per esempio, questa dedica notevole spazio a... io non lo definirei... Sì, è stato anche uno scandalo, cioè è stata un'accesa polemica quella del trasferimento di Rosetta alla Juventus, perché di fatto ha segnato lo sdoganamento del professionismo, anche l'introduzione del professionismo nel calcio, perché fino a quel momento non c'era. Voi pensate che la storia lì è interessante. I giocatori potevano giocare solo nella società della città in cui avevano la residenza, quindi Rosetta non avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus, così come un altro giocatore che mi pare che si chiamasse Gai, della Provercelli, non avrebbe potuto trasferirsi, come invece si trasferì, al Milan. Ma il fatto è che i dirigenti si davano da fare, e allora a Gai lo assunsero alla filiale milanese di una ditta di ceramiche ancora oggi molto famosa, che adesso non mi viene in mente, beh, comunque, che era non Pozzi ma un'altra, della Riccia dei Ginori, e Rosetta gli fu offerto un posto di impiegato alla Fiat con uno stipendio consistente, in modo che potesse trasferirsi a Torino. E quindi era un momento in cui ormai il professionismo di fatto stava già esistendo. Parliamo del caso Rosetta, mi pare che sia del 1925-26. Rosetta era al massimo del suo fulgore sportivo, era un grande giocatore e lo resterà per molti anni. Di fatto non abbiamo approfondito in particolare, perché i giornali ne parlavano abbastanza e le storie precedenti del calcio ne parlavano.
oltre a quella che ho detto di Ghirelli, che a me piace ricordare perché è poco conosciuta, però penso che si trovi ancora, è quella più recente, più professionale, è quella di Papa e Panico, che sono due storici dell'Università di Napoli, che hanno scritto già molti anni fa, cioè una ventina d'anni fa, ma l'hanno via via aggiornata, una storia del calcio italiano, o forse anche questa storia sociale del calcio italiano, per il mulino. E poi c'è enorme, no, poi ce ne sono altre. Certamente una delle più interessanti e almeno in parte molto godibile per la prima parte è quella di Gianni Brera, che ha scritto quasi 700 pagine di storia del calcio italiano. E Gianni Brera, voi lo sapete, oltre che un giornalista che ha lasciato la sua impronta, è veramente un grande scrittore, perché ha scritto tra l'altro anche dei romanzi importanti. E quindi la storia del calcio di Brera è, però non è una storia fondata su documenti, è una storia magari con delle intuizioni brillanti, ma qua e là. Anche lui parla di Rosetta, queste storie ne parlano in generale, ecco, il caso Rosetta è stato studiato e ricostruito. Sapete, dunque, se non sbaglio finì addirittura con una sfida a duello che il presidente del Milan, il vicepresidente del Milan, che si chiamava Ulisse Baroffini, lanciò contro il vicepresidente della Juventus, l'avvocato Craveri, perché l'avvocato Craveri, il Milan aveva capeggiato la cordata delle società che avevano cercato di mettere i bastoni tra le ruote al trasferimento di Rosetta alla Juventus. E la qualcosa poi terminò con una penalizzazione di qualche punto della Juventus, la squalifica di Rosetta per alcune partite, e determinò di fatto il risultato del campionato precedente a quello del 26, che poi la Juve vinse, quello del 25. E Baruffini sfidò a duello Craveri perché in una sedia di Lega l'aveva appropensato con il linguaggio, gli aveva detto faccia di bronzo, e questo l'ha sfidato a duello. Poi per fortuna il duello non si è celebrato, ma prego. Domanda sul rapporto tra Juventus ed Europa: perché la Juventus giunge relativamente tardi mentre Milan e Inter avevano già vinto entrambe le due Coppe dei Campioni, e addirittura la Fiorentina era già arrivata in finale di Coppa dei Campioni? Perché questo ritardo? Francamente è una cosa a cui non ci sono tantissime spiegazioni. Secondo me c'è stato a lungo una sottovalutazione del fenomeno del calcio europeo, nel senso che probabilmente anche dei dirigenti molto abili come quelli della Juventus consideravano più importante e anche più rispondente alle aspettative dei loro sostenitori primeggiare in Italia, anche per, come dire, dare soddisfazione a questo sostegno molto generalizzato, perché voi sapete che una delle caratteristiche della Juventus è di avere club di tifosi in Sicilia, come in Romagna, come in Friuli, come in Brianza, eccetera eccetera, più di qualsiasi altra squadra, e quindi questo può darsi avere che abbia un po' sviato. Poi secondo me è appunto una sottovalutazione, un non attrezzo, e quindi il non considerare queste sfide abbastanza importanti. E poi a partire da un certo punto, secondo me, io in una presentazione che abbiamo fatto a Milano ho detto è una maledizione, e mi hanno rimproverato dicendo non è una categoria che può usare uno storico, e naturalmente è vero, hanno ragione a rimproverarmelo, però cerco di spiegarne i contenuti. La maledizione consiste nel fatto che, avendo perso due o tre finali che obiettivamente si sarebbero potute vincere e ci si aspettava che si vincessero, quando la squadra era molto forte, è arrivata in finale cos'è stato? Belgrado, Atene, poi mi pare quella che ha giocato col Borussia Dortmund, non mi ricordo dove, Monaco di Baviera, erano tutte sfide che ci si aspettava che la Juventus vincesse. Non è avvenuto. A questo punto è subentrata, secondo me, ma ormai storicamente è così, quando si arriva in fondo, un'ansia di prestazione, un carico
psicologico pesantissimo. Ora, nessuno che segue un po' il calcio può negare che l'aspetto psicologico, l'ansia, il condizionamento abbia il suo peso. Dopodiché è una spiegazione solo parziale, naturalmente, no? Ormai neanche questa regge più, perché abbiamo dei giocatori che sono rotti a tutte le esperienze internazionali, e quindi non si riesce a capire. La verità è che obiettivamente, mentre una volta non era così, adesso tu hai sempre a che fare con tre o quattro squadre a livello europeo di eccellenza assoluta, e lì ti può andare bene o ti può andare male. Purtroppo, secondo me, a questo punto gioca anche il fattore psicologico, ti va spesso male perché sei paralizzato, tanto mentre nelle sfide nazionali molte volte invece le prestazioni della Juventus stupiscono per la freddezza, anche magari non la spettacolarità, ma il cinismo con cui colpisce nei momenti opportuni l'avversario. Però è una cosa che andrebbe approfondita, secondo me, andrebbe approfondita. Certamente a questo da molti anni si cerca di supplire. Io penso che fino a dopo l'Eisel e per un bel pezzo non fosse così importante, non fosse considerato così importante. Ecco. Aveva accennato prima a Brera, e come può tornare a Pino, se ci può dare qualche aneddoto sulla dialettica che si può fare a Pino e Brera. Fra chi? Fra? Arpino. Ah, Arpino. No, onestamente Arpino l'abbiamo, come dire, Arpino è un aspetto che non abbiamo assolutamente trattato, ma che potrebbe essere trattato nel campo di calcio e letteratura, perché l'unico romanzo veramente importante sul calcio probabilmente è quello che ha scritto Arpino con Azzurro Tenebra, è uno dei più belli romanzi sul calcio. Arpino e Brera no, non abbiamo seguito questo aspetto. Brera si presta di più a essere seguito perché è uno che interveniva proprio anche nel merito tecnico, aveva queste sue anche visioni un po' estravaganti, no? La razza padana e questi aspetti qui, però onestamente non sono cose che abbiamo approfondito, questo tipo di polemica. Io volevo, ovviamente mi farò violenza a leggere il libro, volevo chiedere se, poi faccio cosa, esempi, se questo libro si parla anche un po', non tanto del cameratismo tra i giocatori della stessa squadra, perché allora in generale si iniziava e si faceva la carriera guarda, fino a metà degli anni 60 gli esperimenti erano certo. Ma anche tra due squadre, e faccio l'esempio del Torino, cito tre esempi. Per esempio, uno è la grande stima di Bonicardi a quella di Valentino Mazzola. Secondo Bonicardi, Valentino Mazzola è stato il più grande giocatore di tutti i tempi. Sempre difficile dire che è stato il più grande, no? Poi dire che è stato Pelé, Maradona, Corti, eccetera. Il secondo è che Valerio Bacigalupo era il grande Torino, nel portafoglio che l'hanno trovato su Perga aveva la foto di Sentimenti Quattro, che era il suo grande amico, nonché quello che gli soffiò, non dico gli soffiò, però per la famosa partita della nazionale con 10 giocatori del Torino, l'unico della Juve era Sentimenti Quattro. E poi anche che ho letto recentemente anche diretto un po' a studiare il grande Torino, e che se gli davano anche di santa ragione in campo, calciatore, c'erano dei derby finiti a botte, ma anche fuori, perché poi quando uscivano dal campo i calciatori, quando entravano lì, c'erano i pullman che entravano di date allo stadio, no? Quindi andavano a piedi allo stadio, qualcuno in moto, chi aveva la moto, oppure sul tram. E quindi ricordo un episodio in cui finito il derby se ne erano date il giocatore della Juve del Toro continua ad andare dopo uscendo fuori dallo stadio fino al momento in cui interviene la polizia e insomma cerca, a quel punto finisce tutto lì, a quel punto si abbracciano, si salutano, vanno insieme a cena, a mangiare insieme eccetera. Quindi era una rivalità che esisteva sul campo, ma a volte, perché a volte se ne dà, però uscite dal campo questa rivalità
non esiste più tra i calciatori, forse neanche nella stessa squadra, visto che squadra è diversa. No, riscontri di quello che tu dici esistono, sono spesso raccontati questi rapporti camerateschi anche amicali che esistevano fra i giocatori delle due squadre torinesi, sono documentati, andavano a cena nello stesso ristorante e potevano essere anche amici tra di loro. Non è così escluso che anche oggi possa esistere, nel senso che poi certi giocatori che magari sono cresciuti nel vivaio della stessa squadra, anche se poi hanno tanti trasferimenti, possono mantenere ancora un rapporto. Però certo, la cosa principale è che i giocatori fino agli anni a cui tu ti riferisci sono sostanzialmente la fine degli anni 40, prima della scomparsa del Grande Torino, può essere durato ancora un po' dopo, ma già meno. I giocatori oggi sono assolutamente irreggimentati, concedono interviste soltanto obbedendo a ordini stretti della società. Mi raccontavano i giornalisti l'altro giorno, quando appunto parlavo con Ormezzano in un ambito di un'iniziativa universitaria di cui ti dicevo prima, ottenere un'intervista, e c'era Claudio Sala fra l'altro presente, mentre Claudio Sala diceva che ottenere un'intervista con lui era facilissimo, parliamo degli anni 70, quindi della metà degli anni 70, oggi ottenere un'intervista probabilmente anche con Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, devi passare dalla società, dall'addetto stampa, concordarla, sicuramente, ecco. Quindi tutto questo naturalmente rende il calcio era una cosa molto più sportiva, più dilettantesca, è cresciuto a dismisura in questo modo e naturalmente è diventata un fenomeno, come dicevo prima, che non so nemmeno più quanto sia uno sport, è un gioco, uno spettacolo, è un affare gigantesco e obbedisce alle regole di soprattutto degli ultimi due aspetti. Comunque un'altra una cosa che noi citiamo a proposito della dei rapporti fra Juventus e Torino, in questo caso non dei giocatori ma tra le due società, è che dopo la tragedia di Superga la Juve si fece promotrice di un'iniziativa in Lega perché al Torino fosse garantita la permanenza in Serie A per almeno un certo numero di anni, perché la perdita subita era tale che doveva essere in qualche modo messo, ovviamente questo non si poté fare dal punto di vista formale, però sta di fatto che Torino fu aiutato poco dal punto di vista economico, non ricevette indennizzi, insomma, però almeno questo specie di rispetto per il blasone della squadra gli garantì per molti anni ancora la permanenza in Serie A, ecco, anche attraverso prestiti di giocatori, cose di questo genere. Poi è aggiunto anche l'aiuto dato dalla FIA durante la guerra, il calciatore del Grande Torino, che gli garantì il fatto che non dovessero andare in guerra. Quello è un aspetto, caro Claudio, che noi abbiamo trattato e che è una cosa che i tifosi del Torino detestano sentirsi ricordare, perché fra il 1942 e il 1944 il Torino si chiamava Fiat Torino, mentre la Juventus era la Juventus Cisitalia, che si chiamava Fiat Torino perché tutti i giocatori del Torino che erano in età di servizio militare furono quasi tutti, credo, anche quelli della Juventus naturalmente, venivano esonerati perché assunti come operai qualificati alla Fiat o alla Cisitalia, nel caso della Juventus, potevano sfuggire alla... comunque questo è un fatto, sì, Fiat Torino e quindi l'aiuto della Fiat di Valletta proprio in particolare. Prego, inizio. Mi veniva in mente adesso che parlava della grande diffusione anche della tifoseria verso la Juventus un po' in tutta Italia. C'è stata anche questa trasversalità a livello sociale, a livello politico, per cui oppure è rimasta una cosa, come mi viene in mente, la tifoseria del Livorno, come dichiaratamente di sinistra, la tifoseria dell'Hellas, notoriamente di destra. Per la Juventus c'è stata questa trasversalità anche non solo geografica ma anche politica? Questa è una domanda molto interessante che non può avere un'unica risposta perché è molto diversa la situazione nell'evolversi di questa lunga storia, no? Allora,
Parliamo intanto di Torino, dove indubbiamente il tifo, a partire dagli anni 20, ha per il Torino un carattere più popolare, più, che non possiamo definire di sinistra, anche perché allora capite che non si poteva distinguersi per essere di sinistra nel 1927, però il tifo del Granata era un tipo più pittoresco, rumoroso, mentre invece quello della Juventus la gente andava ben vestita, applaudiva invece di urlare, e c'era questa leggera connotazione, diciamo così, di classe, che è stata rilevata anche da scrittori o storici o cronisti filo juventini, che non hanno mai negata, che derivava proprio dalle origini. Allora, il liceo d'Azeglio, tutti questi doppi nomi nobili, spesso stranieri, e questo si accentua addirittura dopo la fine del predominio della Juventus negli anni 30, e il calcio a Torino conosce dopo il 35, la fine del quinquennio juventino, momenti abbastanza grigi. Altre squadre sono sulla cresta dell'onda, e a quel punto succede una cosa strana che colora ulteriormente il tifo del Torino di un carattere popolare, ma non è un'operazione, è un'operazione fatta dal segretario federale fascista, che appoggia con grande convinzione l'ascesa di tale Cuni Berti, che diventa presidente del Torino, che non aveva capitali suoi, perché cerca di radicare il calcio in un ambiente popolare per farne una vetrina popolare anche del regime, che non aveva, a Torino, come si sa, non era, non godeva di un sostegno veramente. E allora il carattere popolare del Torino, i ragazzi della Barriera, i Balloon Boys, come si chiamavano quelli del vivaio del Torino, nasce soprattutto allora, quindi con un segno apparentemente diverso da quello che si può immaginare. Cioè la Juventus aveva, non era certo una squadra di fronda rispetto al regime. Edoardo Agnelli era iscritto al fascio, quando muore il mensile della Fiat gli dedica un appassionato omaggio, ricordando come nel 24 lui, nel momento in cui i fascisti erano in grave crisi per il delitto Matteotti, non avesse lesinato anche appoggi economici, un camerato su cui si poteva contare, quindi non è che fosse. Però la Juventus mantiene per tutti quegli anni una specie di aspetto di conservatorismo di destra, finché volete, perbenista. Mirava a farsi gli affari suoi, non voleva mischiarsi con gli aspetti troppo vistosi di adesione al fascismo. Cosa che il Torino fa qualche volta di più invece. Ma sono cose appunto che, dal punto di vista invece delle tifoserie vere e proprie, secondo me c'è una svolta decisa con l'immigrazione e gli anni, a partire dall'inizio degli anni 60, perché quando i meridionali arrivano in Italia, arrivano a Torino, sono già largamente, come dire, juventinizzati nei loro paesi, nei loro paesi, nelle loro regioni, nelle loro province di origine, e quindi a maggior ragione è uno dei pochi elementi che trovano già esistenti di integrazione e lo usano fortemente. Quindi a partire da quel momento c'è una trasversalità totale. Poi il tifo organizzato è una cosa che poi diventa una cosa totalmente diversa. Oggi praticamente, con l'eccezione possibile del Livorno, tutte le curve organizzate sono di destra, allineano fenomeni profondamente radicati, lo vedete nella Roma come nella Lazio, svastiche, scritte contro gli ebrei. A Torino è appena minore la cosa, ma è minore certamente che non in altre città, ma esiste anche qua. In generale, secondo me, non c'è più nessuna distinzione di tipo politico fra il tifo di una o dell'altra squadra. Cioè, a parte che anche la distinzione fra destra e sinistra ha smarrito parecchi dei suoi connotati, e quindi, come dire, non è facile neanche su quello orizzontarsi benissimo. Però in ogni caso oggi direi che non è quello. E
Curiosamente all'origine, io cito un episodio che mi è capitato di citare un'altra volta, sempre tratto da quel bel giornale che è Urrà, e si riferisce al 1919, quindi parliamo di un momento molto particolare, no? Siamo nel biennio rosso a Torino. Allora Urrà, in due numeri, uno seguente all'altro, in uno parla del un socio, tale Cesare Sesia, che poi morrà giovanissimo, proprio per le conseguenze delle ferite seguite in guerra, che ancora in divisa ufficiale viene aggredito dalla teppaglia bolscevica in via Cernaia, riferisce il giornale. Quindi questo, come dire, vero o non vero, comunque dà la cifra di un certo atteggiamento. Ma il numero dopo si dà un caloroso saluto di bentornato a un socio che si chiama Elia Umberto Terracini e che è niente meno che il cugino più vecchio di Elia Terracini, scusate, che è niente meno che il cugino più anziano di Umberto Terracini, e gli si dice che è tornato dal fronte sempre più bolscevico e sempre più freddurista. Quindi all'interno questi steccati fra appartenenze politiche non contavano così tanto, evidentemente, contava di più questa sensazione quasi goliardico di appartenenza al club e così via. Prego. C'è un personaggio che mi incuriosisce, che è Vittorio Catella, il presidente del Ministero. Eh sì. Perché è un filosofo, è certo. Un'ottica, poi uomo politico, poi è diventato anche se non ricordo male presidente del CONI, varie figure, nonché collaboratore della FIAT, e poi il presidente della FIAT. Cosa pensi, caso ha approfondito il personaggio e si è particolare di lui? Approfondito? Noi purtroppo non abbiamo avuto modo di approfondire personaggi di quel tipo, anche se ovviamente abbiamo parlato della presidenza Catella, abbiamo detto chi era un uomo di assoluta fiducia della Fiat, anche perché era stato il pilota proprio degli aerei personali degli Agnelli, era come dire, considerato un gentiluomo, molto rispettato anche dai tifosi, dalle società avversarie, e obiettivamente è stato alla presidenza della Juventus in un periodo non particolarmente brillante della squadra, anche se a un certo punto si era rafforzato con giocatori significativi. Poi ha ceduto, cioè lì è stato un calcolo che probabilmente la dirigenza, la società stessa ha fatto, di passare la mano proprio a un manager esperto di settore che è stato Boniperti e che è stato per più di 20 anni il presidente della Juventus. È stato anche il primo calciatore a diventare un dirigente calcistico, calciatore importante a diventare un dirigente calcistico di assoluto livello. E quindi Catella ha proprio ceduto la mano a Boniperti esprimendo pieno consenso a questo, secondo me, che l'hanno fatto fuori, diciamo così. Se non ci sono altre domande, ne ho ancora una io, se posso. Come? Una proporzione che mi è venuta in mente da un discorso, da una domanda precedente, che introduce comunque uno dei temi dei filtri di osservazione delle chiavi interpretative, no? Allora, possiamo dire che questo rapporto tra la Juventus, squadra di calcio, e le coppe europee sia lo stesso rapporto che esiste tra la Fiat e il mercato europeo dell'auto? In altre parole, diciamo, la storia della società calcistica in che misura riflette la storia dell'industria automobilistica? Onestamente, sotto questo aspetto credo che noi non ci abbiamo riflettuto abbastanza, cioè noi abbiamo riflettuto sul rapporto che è un rapporto asincronico fra Juventus, fortune della Juventus e fortune della Fiat, e lo abbiamo anche proprio dimostrato, cioè ci sono alcuni fra gli anni più duri della Fiat, sono gli anni in cui la Juventus veleggia a livelli incredibilmente alti di classifica, anche come classe di giocatori, sono gli anni in cui manda 7-8 giocatori in nazionale e così via, e viceversa la Fiat soffre, patisce, eccetera.
Però bene o male un rapporto c'è sempre, perché poi non è magari immediato, ma se si restringono troppo i cordoni della borsa da parte della proprietà di riferimento, dell'azionista di riferimento, che resta sempre tale, la Juventus non è mai stata proprietà della Fiat, mai. È stata sempre una società per azioni in cui, per esempio, la maggioranza delle azioni era detenuta, larghissima maggioranza delle azioni era detenuta dall'IFI. C'è stato poi, per esempio, il periodo in cui quasi il 10% è stato detenuto dalla Banca Nazionale Libica, quindi da Gheddafi, quando la Fiat ha avuto bisogno di questa iniezione di capitali, e Gheddafi è entrato anche la banca libica è entrata anche nella proprietà della Juventus. Questa cosa, che hai ragione, cioè non ha mai sfondato fino in fondo sul mercato europeo la Fiat, perché ha guardato, però abbiamo altre spiegazioni, perché ha sempre guardato un po' di più oltre oceano, no? Ha pensato a rapporti diversi, a espansioni in altri oltre oceano o oltre confine, come nel caso dello stabilimento di Togliatti, oltre Cortina, allora sarebbe detto. E nel calcio non poteva farlo più di tanto, non poteva farlo, anche se in qualche caso si è avvalsa di questi canali privilegiati che aveva per portare giocatori che difficilmente sarebbero arrivati in Italia, sono arrivati grazie a questi rapporti. Uno è stato un grande giocatore, un grande affare, come Boniek dalla Polonia, e l'altro è stato un buco nell'acqua, un fallimento, come Zavarov dall'Unione Sovietica. Era ucraino, anzi, per la verità, ma comunque allora era Unione Sovietica. E non so se si possa vedere un legame fra queste due cose, se non forse sempre, no, ma non direi, in questo caso non direi, una suggestione, una delle cose per mettere lì, per spiegare questo, che io continuo a dire è una maledizione, anche se non è una categoria storiografica. Prego. Posso fare un'altra domanda? È possibile studiare lo scandalo di Calciopoli già con un occhio storico, o è ancora troppo legato alla cronaca? Abbiamo cercato di farlo perché su questi documenti ci sono. Allora, almeno i documenti ci sono, sia tutti gli atti processuali, e quindi più di così trattasse di uno scandalo, che poi alla fine si è risolto in tutta una serie o di archiviazioni o di prescrizioni, cioè di condannati passati in giudicato. Ci sono Moggi e Giraudo, non solo sul piano sportivo ma anche penale, sono solo loro due, no? Che hanno subito condanne penali. E poi però si può, dalle assemblee della Juventus, che sono quelle tutte rigorosamente documentate e trascritte, lì sì che si può trarre un'idea e anche un abbozzo di giudizio storico. Allora io, questa è una parte che ha trattato particolarmente il mio amico e collega Giovanni De Luna, mi dispiace che non sia lui a potervela raccontare, nell'ultimo capitolo del libro è trattata molto a fondo. Noi riteniamo, la nostra interpretazione è che naturalmente il calcio fosse diventato un fenomeno malato, no? Sostanzialmente un fenomeno che risente della complessiva deregulation che ha investito tutto l'insieme dei rapporti economici e sociali, soprattutto nei nostri continenti più avanzati, e che quindi ci fosse del marcio abbondantemente, probabilmente anche nei comportamenti almeno intimidatori, così attuati soprattutto dalla famosa triade Moggi, Giraudo e Bettiga. Abbiamo documentato attraverso l'analisi delle assemblee anche prima che i compensi percepiti da loro, in particolare da Giraudo e Bettiga, perché di Moggi non sono specificati, lievitano in una maniera pazzesca. Cioè noi parliamo negli anni
che si aggirano intorno alla seconda metà degli anni 90, di cifre di circa, dunque mi pare che per Giraudo sono più di 4 miliardi e per Bettega sono più di 3 percepiti in soli 3 o 4 anni, adesso non ricordo esattamente. Quindi questo permetteva, e questo è anche documentato, ha permesso per esempio a Giraudo di diventare azionista per il 3% della Juventus, che non era una cosa così rilevante se ci pensate, perché sapete che il 3,5-3,7% alle volte può essere una share piuttosto importante. Allora c'era certamente questo aspetto, è una azione estremamente spregiudicata condotta da questi dirigenti che peraltro, io insisto a dire, hanno avuto un occhio dal punto di vista progettuale assolutamente moderno, cioè loro per primi hanno visto cosa sarebbe diventato il calcio di adesso. C'è un'intervista di Giraudo nel 1996 che fa impressione leggere, perché è una fotografia del calcio di adesso e lui la teorizza come uno sbocco inevitabile e necessario per il quale bisogna prepararsi. Dopodiché, parallelamente a questo, cosa succedeva? Che ormai il calcio si giocava a più livelli. Uno era quello che si vedeva sul campo. Allora, non voglio appropriarmi di questo capitolo perché noi li abbiamo scritti tutti insieme, però questa è una cosa che ha notato Giovanni De Luna. Prima dello scandalo di Calciopoli c'è un'altra cosa che comunque mostrava che la Juventus ormai stava sulle scatole a molti. Allora, c'è una partita Juventus-Parma in cui la Juve vince 1-0, una partita tutto sommato meritatamente, al Parma viene annullato incomprensibilmente un gol, nessuno ci fa caso più di tanto allo stadio, poi comincia l'analisi scomposta fotogramma per fotogramma della moviola, si dimostra che il gol no, in realtà non doveva essere annullato. La domenica dopo la Juventus va a giocarsi la partita decisiva a Perugia, come qualcuno si ricorderà, sotto il diluvio, la partita viene interrotta per più di un'ora, in qualsiasi altra circostanza sarebbe stata rinviata, ma a quel punto la si fa giocare comunque, la Lazio aveva vinto, la Juventus la perde e perde lo scudetto. Questo era un primo segnale che le cose stavano virando in una certa direzione. Poi ci sono altre cose in cui la Juventus sicuramente non può dirsi che sia uscita del tutto pulita, casi non di doping ma di utilizzo improprio della medicina sportiva per fortificare i giocatori che erano proprio tecnicamente non doping, però uso di medicine che insomma sono state tutte archiviate penalmente, ma dal punto di vista sportivo hanno portato per esempio a una squalifica di alcuni mesi del medico sociale della Juventus di allora, finché si arriva a Calciopoli e lì va bene. La questione di Calciopoli è probabilmente che il calcio era malato, era una bolla, doveva esplodere, era del tutto logico che a pagarne i prezzi di questa esplosione, di questa presunta possibile rifondazione, fosse la squadra che era considerata la più forte, la più popolare, ma anche la più odiata in rapporto a questo. Dopodiché lì c'è però da parte della Juventus, questo che abbiamo cercato di dimostrare, un atteggiamento che fu da allora scambiato da moltissimi per una specie di ammissione di colpa, dice ma come hanno fatto praticamente a chiedere la retrocessione in Serie B, e in realtà è una strategia difensiva che cerca di dire noi non abbiamo più niente a che fare con questo calcio, siamo disposti a ripartire da zero, però per favore facciamolo. Questa strategia incontra un imprevisto stop che è impersonata dal presidente della Juventus di allora, che è Giovanni Cobolligigli, che è un uomo prestato al calcio, che veniva da altri mondi, dall'editoria e dalla Rinascente, era naturalmente un grande dirigente del gruppo Fiat, e lui impersona questa strategia, che però a un certo punto barcolla, perché le squadre coinvolte nello scandalo erano almeno 4, Juventus, Lazio, Fiorentina e Milan. In prima istanza viene chiesta la retrocessione per tutte e 4. Alla fine la Juventus viene retrocessa in Serie B con 30 punti di penalizzazione, prima sentenza.
il Milan resta in Serie A, la Lazio resta in Serie A, la Fiorentina resta in Serie A, tutte con varie penalizzazioni, qualcuna con basse penalizzazioni, tutte restano in Serie A. Allora a questo punto anche questa idea che si potesse ripartire da zero, dando anche l'esempio di una rifondazione del calcio, non cede, non tiene assolutamente. E allora a quel punto ci sarà un forte risentimento, il rivendicare gli scudetti vinti sul campo ma revocati, che è una cosa secondo me abbastanza discutibile, perché poi le sentenze alla fine si accettano, però comunque nel calcio ci sta tutto, ecco, metterli nella cornice dello stadio non lo considero una cosa impropria, l'importante è di non avere dei contrassegni che lo riconoscano legalmente, perché non sarebbe giusto. Quindi, però, secondo me, io lì non posso che rinviarvi alla lettura del libro, perché sarebbe un po' lungo qua raccontarlo. Comunque ho cercato di farlo. Però si può dare un'interpretazione di questo fenomeno storico e anche arrivare a una prima conclusione, che non è cambiato assolutamente niente. Come purtroppo altrettanto tristemente si può dire di Tangentopoli, Mani Pulite, il 92, e poi, ecco. Quindi questo sì che inviterebbe di nuovo a allargare il cerchio dell'analisi. E ancora una cosa, sì? I miei amici juventini sono tanti, dicono che sono io che meno male. Io ricordo che anno forse 66, quando c'è stato il famoso trasferimento di Anastasi dal Varese alla Juventus, si diceva che Anastasi era stato promesso all'Inter, infatti aveva giocato già una partita amichevole con l'Inter, se non che il presidente allora del Varese, che era Borghi, certo, di Aglio, era Patrici, ricevette una telefonata dall'avvocato Agnelli, perché Borghi lavorava per Agnelli, e Agnelli gli dice: se tu vuoi continuare a lavorare per la Fiat, Anastasi non lo vende all'Inter, ma lo vende alla Juventus. È vero. E io non lo so se questa sia una cosa... No. E la cosa è raccontata nel libro in maniera leggermente diversa da come la racconti tu, ma è così. Cioè la Juventus ha fatto più volte valere, avendo alle spalle una grossa proprietà economica, e anche queste reti per affermare la sua influenza in campo sportivo. In realtà non è che tu non lavori più per me, è che gli ha fornito dei compressori per costruire il frigo a un prezzo infinitamente minore di quello di mercato, e quindi Borghi è stato ben contento. Questa è la versione che noi conosciamo. Ce n'è un'altra, se vuoi, che quando Sivori passa al Napoli, che comunque passa al Napoli anche perché con la Juve aveva momentaneamente rotto, poi lui è rimasto a vita uno juventino, però in quel momento non legava più, era considerato un giocatore anarchico, indisciplinato, che corrompeva lo spogliatoio. Quando passa al Napoli anche lì per un affare che c'è fra la Fiat e Lauro, che è ancora il presidente del Napoli, perché non mi ricordo più, anche lì c'è un affare di motori di navi che vengono venduti al Napoli. E dentro questo c'è anche, vabbè, se Sivori deve andare via, diamolo al Napoli. Queste storie, quando ci sono, le abbiamo raccontate, ma fanno parte, non è che fanno parte solo della Juve, fanno parte delle storie del calcio da quando è diventato un affare.